Una volta una nota marca pubblicizzava che lo zucchero bianco fa bene al cervello ed è pieno di vita. Ora, dopo 30 anni, gli scienziati affermano che te l'accorcia del 20%. Ottimo! Ma mi chiedo, che lo zucchero faccia male, lo sanno davvero tutti? Cioè, tutti sanno che viene depurato con la calce e che poi per togliere la calce usano l'anidride carbonica e poi l'acido solforoso per togliere quel colore scuro e che poi venga trattato con carbone animale per farlo diventare bianco e brillante e con coloranti derivanti dal catrame, quindi cancerogeni. Cioè, questo secondo voi lo sanno tutti? No, perché se lo sapessero tutti, la gente non lo comprerebbe più e correrebbero a buttarlo via. Ma voi siete pazzi, io senza dolce non ci sto. Ma mia cara, tu parli così perché ne sei assuefatta. Non dirmi che sei felice di farti mandare in pappa il cervello, che quando vai in calo di zuccheri venderesti tua madre per una ciambella. Non è vero, io senza lo zucchero sono triste. Invece poi quando lo mangio sto benissimo. Doppia glassa. Ma pensaci un attimo, lo zucchero così raffinato non ha più enzimi, non ha più vitamine, non ha più sali minerali, non ha più niente che giovi alla tua salute. Per non parlare degli incalcolabili danni a livello ematico, pancreatico, epatico e cutaneo. Vi siete mai domandati perché dopo aver fatto colazione con cappuccio e brioche, dopo un paio d'ore cominciate a diventare stanchi e svogliati e vi tormentate guardando la lancetta dell'orologio? Perché vi mangereste un bue? Hai fame? Pia, pia, pia. Sì, pancetta! Pia, pia, pia. Volete sapere perché? Perché tutti gli alimenti che contengono zucchero bianco, come merendine, dolciumi, bibite gassate, ci danno un picco di glicemia nel sangue e il pancreas dice: oddio, dove lo mettiamo tutto questo zucchero? Allarme rosso! E quindi immette più insulina per farcelo assorbire. E più zucchero mangiamo, più insulina produciamo. E più insulina produciamo, peggiore sarà la nostra crisi ipoglicemica una volta che lo zucchero sarà smaltito. Per questo più zucchero mangio, più zucchero ho bisogno. Ed eccola qua, la dipendenza. Ma sì, ma io non ne mangio mica tanto. Tutti stai allarmismi alla fine. Basta farne un uso moderato. Ma sì, hai ragione. Allora perché non ci mettiamo tutti a respirare di fronte ai tubi di scappamento delle auto? Ma solo per qualche minuto, che male vuoi che faccia? Oh, quanto la fai lunga. Vabbè, hai convinto. La soluzione sta nei dolcificanti naturali. E lo sai qual è la migliore alternativa dolce allo zucchero? Sì, quelle cose tipo i dolcificanti fruttosio, la stevia. No, la risposta è il malto di cereali. Si può trovare di riso, di miglio, di orzo, di mais. Il malto si ottiene dalla germinazione dei cereali. Tutti hanno un alto contenuto di maltosio e contengono amminoacidi, sodio, potassio e magnesio essenziali all'organismo. Ecco perché sono la più valida alternativa allo zucchero. Vero, magari dolcifica un po' meno dello zucchero, ma soprattutto il malto di riso è il più adatto per la dolcificazione quotidiana. Ah sì, tu sei brava! Lo zucchero bianco fa male, lasciatelo sullo scaffale! Ma è impossibile non comprarlo, è praticamente nel 90% dei prodotti del supermercato. E tu non lo comprare? Lo so che ce la puoi fare. Comunque, se volete salvare la salute delle persone a cui volete bene, condividete questo video. Al prossimo video, baci verdi! E voi, lo usate ancora lo zucchero bianco? Sì? Andate a buttarlo via subito! O se proprio non volete buttarlo, potete usarlo per fare il peeling alla pelle. Dopo questa puntata mi dovranno ricoverare. Sì. Roberto di zucchero nel sangue.